Siamo a Kalamata nel Peloponneso, in Grecia. Questa regione produce l'olio d'oliva considerato il più pregiato al mondo. È fatto con quest'oliva qui, la Koronaiki. È un'oliva molto piccola, ma anche molto saporita e aromatica. Grazie ad una estrazione a freddo e ad un processo di fermentazione lento, l'olio di oliva Koronaiki ha un sapore unico. È un vero nettare degli dei. Dopotutto, questa è la terra dei miti e degli eroi antichi. Questo olio d'oliva è considerato molto amaro, molto piccante, molto intenso, erbaceo e fruttato. È questo che rende il Koronaiki davvero speciale. Gli aromi e la piccantezza, l'intenso carattere che ha. Questa zona ha un clima mediterraneo mite, con lunghi periodi di sole, il che la rende l'habitat ideale per gli oliveti. Le olive Koronaiki vengono raccolte da fine ottobre a fine gennaio. L'olio d'oliva migliore è considerato quello estratto dalle olive raccolte nelle prime 3 settimane. Quando sono ancora di un verde brillante. L'olio d'oliva delle prime raccolte è più nutriente, è ricco di polifenoli e antiossidanti, che rendono il sapore più fresco e intenso. Man mano che le olive maturano, non diventano più grandi, ma si scuriscono. Le olive mature contengono più olio rispetto a quelle verdi, ed hanno quindi una resa maggiore, ma il loro olio ha un sapore più delicato. Per preservare i nutrienti dell'oliva, la raccolta viene fatta il più velocemente possibile. Ci sono due metodi. Il primo, e scuotere le olive giù dall'albero con questi bastoni elettrici. Con questo metodo, le olive cadono ma gli alberi non vengono danneggiati, quindi cadono solo le olive che sono pronte, quelle da raccogliere. Raccolgono tutto. Scuotono l'intero albero. Alcune olive sono più mature, altre sono più verdi. Abbiamo bisogno sia di quelle verdi che di quelle mature. Raccogliamo tutto. Questo qui? Sì. Va bene, allora vado qui. Devo fare questo lavoro con delle protezioni per gli occhi. Adesso quale scelgo? Vediamo. Un altro modo è potare tutti i rami interni e poi raccogliere le olive con l'aiuto di questa macchina, la quale filtra le foglie. Le olive vanno lì. Cadono olive. Stai attenta. Piovono olive. Sì, piovono olive. Brava così. Allora procedo. Per entrambi i metodi, le olive cadono in una rete, che è fatta di materiale traspirante per non comprimere le olive. La rete è poi chiusa, e i rami e le foglie più ostinate sono rimossi a mano. Così, veloce veloce. Devi spazzolarle via. Quindi quante olive metti in un sacco? 50 kg di olive per sacco. E da un sacco si ottiene 10 kg di olio d'oliva. Ok, gratta l'oliva, e spremila per trovare l'olio all'interno. Vedi, questo è l'olio di oliva. È più chiaro, perché è mescolato con un po' di polpa. E senti il profumo? Fresco? Buonissimo. Questo è il profumo che vogliamo per il nostro olio d'oliva. Esattamente lo stesso effetto di quando schiacci un'oliva e senti l'aroma. C'è tanto succo dentro l'oliva. Possiamo assaggiarla? Sono molto amare. Lo sono. Davvero amare. Ma sono buone comunque. L'oliva Koronaiki ha una sorella, la Kalamata. Entrambe le varietà sono cruciali per la vita dell'oliveto. È importante per l'impollinazione degli alberi, ma è anche tradizione. Le persone producevano ciò di cui avevano bisogno per la casa, quindi sia olive Kalamata che olio d'oliva. A causa del loro sapore amaro, le olive Kalamata non vengono trasformate in olio. Invece subiscono un processo per ridurre il gusto amaro e diventano olive da tavola. Vengono messe in salamoia, poi in aceto e infine conservate in barattoli con olio di oliva Koronaiki. Abbiamo più di 2000 olivi. Alcuni dei nostri olivi hanno 1000 anni. Siamo molto legati ai nostri olivi. Ogni famiglia ha 200 o 300 alberi. Gli olivi forniscono l'olio per la loro famiglia e sono una fonte aggiuntiva di reddito, anche se non sono agricoltori. Oltre a fare l'olio grazie agli oliveti di famiglia, Dimitra lavora con le famiglie locali che vogliono produrre il proprio olio. Le famiglie pagano il servizio con l'olio di oliva prodotto, lasciando al frantoio l'8% della produzione. Durante il picco della raccolta, al frantoio di Dimitra arrivano più di 1000 sacchi di olive al giorno. L'olio viene estratto entro 24 ore. Dopo che questa macchina soffia via le foglie, le olive vengono lavate. Questo è un passo importante per rimuovere la terra che potrebbe essere sulle olive e che conferirebbe all'olio un sapore terroso. C'è anche una bilancia per pesare le olive e calcolare quale percentuale di olio ne viene estratta. Dobbiamo pesarle, così sappiamo quante olive ogni famiglia ha portato.
Di solito per la varietà Coroneiki, all'inizio della raccolta, è circa il 14%. A metà stagione, è circa il 20%. Le olive, con i noccioli, vengono macinate. Questa pasta fermenta ed è mescolata per qualche minuto, per esaltare gli aromi dell'oliva Coroneiki. Poi, la temperatura viene abbassata rapidamente per estrarre l'olio. Fare un'estrazione a freddo significa che l'olio viene ottenuto dalle olive ad una temperatura inferiore di 28 gradi. Tutto chiaro? Perché sennò rischieresti di cucinare le olive. Esattamente. Bruci l'olio d'oliva. Ora estraiamo l'olio d'oliva, quindi non spremiamo le olive. La spremitura si fa all'aperto, ma non vogliamo interazione con l'ossigeno. Ed è anche un intervento umano che non vogliamo. L'estrazione dell'olio d'oliva avviene in questa macchina in soli 15 minuti. Funziona come una grande centrifuga per separare i solidi, ovvero la pasta di polpa e noccioli, dal liquido, cioè il nostro olio d'oliva. Il processo è molto veloce. Da quando arrivano al frantoio, le olive vengono trasformate in olio in meno di 45 minuti. L'oro liquido estratto è olio di oliva extravergine, la qualità più pregiata tra gli oli d'oliva. Extravergine significa che l'estrazione a freddo ha conservato tutti gli antiossidanti e polifenoli presenti nell'oliva Coroneiki, un po' come un formaggio fatto con il latte crudo. L'olio d'oliva viene misurato anche con un parametro chiamato acidità libera. Per l'olio extravergine, l'acidità libera deve essere dello 0,8% o inferiore. Questo indica che meno del 0,8% degli acidi grassi presenti nell'olio è stato danneggiato durante la produzione o la conservazione. L'olio extravergine è più nutriente, ma ha una durata di conservazione più breve rispetto agli altri. Abbiamo estratto i liquidi e ora dobbiamo separarli. L'olio d'oliva contiene acqua. Facciamo quindi una seconda centrifugazione, questa volta in verticale. L'olio d'oliva è leggero, galleggia sulla superficie. L'acqua è pesante, quindi va verso il basso. E così si separano in modo naturale. L'olio è conservato in serbatoi di acciaio inossidabile da 300 tonnellate. Quando non sono pieni, i serbatoi sono riempiti di azoto. Infatti, luce, ossigeno e temperatura sono i peggiori nemici dell'olio d'oliva. A differenza del vino, l'olio non invecchia in bottiglia. L'olio d'oliva viene imbottigliato solo al bisogno. Il frantoio di Dimitra produce più di 600 cisterne di olio d'oliva ogni anno. Questo è il mio ufficio. Il tuo frantoio per le olive. È un frantoio tradizionale. Il frantoio ha aperto nel 1904. E mio marito è il proprietario di quinta generazione del frantoio. E questo è come era in origine? Questa è la famiglia. Questo è mio suocero e qui ha 4 anni. E quello piccolo? Sì, il bimbo piccolo ha 4 anni ma ora ne ha 74. Sei molto fortunata perché questo è l'olio d'oliva dell'inizio della raccolta. È stato raccolto 10 giorni fa, quindi è freschissimo, va bene? È la varietà Coroneiki. E questo olio proviene dal nostro uliveto, dalla tenuta di famiglia. Voglio che tu metta la tua mano così. Chiudila. E poi lo copri. E lo fai girare un po'. Di solito gli oli di oliva si assaggiano a 28 gradi. È la temperatura perfetta perché esalta gli aromi dell'olio d'oliva, li senti meglio. L'olio extravergine ha 3 caratteristiche. La prima è la fruttuosità, un profumo fruttato che percepisci con il naso. La fruttuosità ha una scala da 0 a 10 per gli standard internazionali. Mettiamo dentro il naso. Vorrei quasi metterlo sul comodino. Fruttato e fresco. La varietà Coroneiki ha il profumo dell'erba appena tagliata. Sì, ha proprio quel profumo. Qui la fruttuosità è un 6 o 6 e mezzo. E poi, quali sono le altre 2 caratteristiche? Quanto è amaro, lo senti a destra e a sinistra della lingua. E quanto è piccante, lo senti qui quando mandi giù. Quello era piccante. Quindi questo movimento è ossigeno. Per permettere all'olio di respirare. Respira. Quindi questo è l'unico momento in cui vuoi che l'olio interagisca con l'ossigeno. Vuoi una bocca fresca e pulita, per poter sentire bene i sapori. Poter mangiare pane di qualità con un buon olio d'oliva. Mi fa sentire fortunata. Mi fa sentire bene. È vero, sei molto fortunata. Hai un bel lavoro. Davvero, lo adoro. Messenia è un grande uliveto a perdita d'occhio. Le persone di questa terra erano chiamate iloti. Iloti significa schiavi. Non erano davvero schiavi, ma non combattevano. Producevano invece il cibo per la regione. Ecco perché Euripide ha chiamato questa terra Callicarpos. Calli, buono. Carpos, seme o frutto.
quindi è la terra dei buoni frutti e la terra dei buoni semi. È proprio vero.